Il bulldog francese è un cane piccolo ma robusto. Le orecchie da pipistrello e la faccia schiacciata, insieme al suo temperamento affettuoso e bonaccione, sono le sue caratteristiche distintive. Vuoi saperne di più su questa fantastica razza? In questo nuovo video di Animalpedia ti spieghiamo tutto. Da non perdere! Nella seconda metà del XIX secolo, durante la rivoluzione industriale, molti operai inglesi emigrarono in Francia. Una grande parte di questi proveniva dalla città inglese di Nottingham, dove venivano apprezzati molti cani bulldog che furono portati in Francia dai loro proprietari. Alcuni di questi bulldog erano di taglia molto ridotta e qualche esemplare aveva le orecchie diritte, caratteristica che non era molto apprezzata in Inghilterra. In Francia, comunque, i piccoli bulldog dalle orecchie dritte generarono interesse, soprattutto per quanto riguardava le donne. Pertanto i commercianti di animali domestici decisero di importare molti di questi esemplari, che iniziavano a conoscersi come bulldog français o bulldog francese. Il peso di questi piccoli bulldog non deve essere minore di 8 kg, né maggiore di 14, tanto per i maschi come per le femmine. La dimensione non è indicata nello standard della razza, ma deve essere proporzionata al peso. Ovviamente si tratta di cani piccoli. Questo bulldog è un cane robusto con ossa solide nonostante sia piccolo e paffutello. È un tipico molossoide piccolo. Il pelo di questo bulldog è molto carino e particolare. È raso, brillante e morbido. Secondo lo standard della razza pubblicato dalla FCI, il pelo può essere fulvo, tigrato o meno, con o senza macchie bianche. Il temperamento del bulldog francese corrisponde perfettamente a quello dei cani da compagnia. Questi cani sono amichevoli, giocherelloni, molto socievoli e dolci. Questi bulldog tendono a socializzare facilmente con la gente, i cani e altri animali. Questa razza non tende ad essere molto problematica, ma la grande necessità di compagnia può sviluppare ansia da separazione con grande facilità. Ciò significa che il bulldog francese può convertirsi in un cane distruttore se resta a casa solo per molto tempo. Non si tratta di un cane che si può lasciare per molto tempo in solitudine e non può vivere all'aperto. Prendersi cura del suo pelo è abbastanza facile rispetto ad altre razze di cani da compagnia. Solitamente è sufficiente spazzolarlo una volta a settimana per rimuovere il pelo morto, mentre il bagno va fatto una volta al mese. Per quanto riguarda le pieghe che si formano sul muso, bisogna lavarle con frequenza con un panno umido e poi asciugarle, in maniera da non far accumulare sporcizia. Il bisogno di fare esercizio fisico è relativamente basso per il bulldog francese. Anche se si tratta di un cane giocherellone, si stanca facilmente, quindi non bisogna farlo sforzare eccessivamente. Si consiglia di fargli fare una passeggiata a passo moderato al giorno, per stimolarlo mentalmente e permettergli di socializzare, e di farlo giocare ma non in maniera troppo intensa. A causa del suo naso schiacciato, il bulldog francese non tollera bene i climi caldi e può essere ipersensibile all'anestesia. Questa è una delle razze che finora non ha eccesso nell'addestramento dei cani e molti gestori della vecchia scuola classificano i bulldog francesi come cani testardi e dominanti. Tuttavia, la vera ragione per cui questi cani sono difficili da addestrare è perché non rispondono bene all'allenamento tradizionale, che include la punizione. Invece, quando addestrati attraverso un rinforzo positivo, i bulldog francesi possono facilmente imparare tutti i tipi di comandi e trucchi. Sono cani molto grati e amorevoli e accetteranno volentieri di lavorare con te imparando cose nuove. Sfortunatamente il bulldog francese è predisposto a varie malattie, molte relazionate con il suo muso schiacciato. Tra le più frequenti troviamo sindrome brachicefala, degenerazione del disco intervertebrale, emivertebra canina e palato molle. Con minore frequenza si diagnosticano anche displasia dell'anca, lussazione della rotula, cataratte e sordità. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto il contenuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!